Ragazze, oggi vi propongo il video dei prodotti promossi e bocciati barra rimandati dell'ultimo periodo. Ho diversi prodotti da mostrarvi, diversi prodotti dei quali voglio parlarvi e sono quasi tutti prodotti make up, quindi prodotti truccosi. Purtroppo ho un prodotto bocciato e due prodotti rimandati, ma in compenso ci sono diversi prodotti promossi che ci tengo particolarmente a mostrarvi e consigliarvi, quindi bando alle ciance e partiamo subito con il video dei top e flop dell'ultimo periodo. Allora, partiamo subito dall'unico prodotto bocciato, quindi dall'unico prodotto flop dell'ultimo periodo, che sinceramente mi ha delusa tantissimo e dal quale mi aspettavo sicuramente una performance migliore, più alta. E sto parlando purtroppo di un mascara Kiko. Questo purtroppo non mi è piaciuto e mi ha fatto una pessima impressione. Sto parlando nello specifico dell'Overblown Volume Mascara. Ora, questo se non è faceva parte di una edizione limitata e dopodiché l'hanno inserito in linea permanente. Fatto sta che io in quel periodo cercavo mascara perché mi serviva un nuovo mascara. Sono entrata da Kiko, ho visto questo a soli 3 euro e ne ho approfittato, mai l'avessi fatto. Sono 13 ml di prodotto, quindi un'infinità di prodotto che sinceramente non so come smaltire. E questo è appunto lo scovolino, come vedete in silicone, ha questa forma allungata con questa punta che permette di prendere tutte le ciglia, quindi anche quelle più interne, magari più piccoline, più sfigatelle, ed è molto particolare perché poi ha praticamente le setole, o per meglio dire i dentini, ecco, in silicone per tre quarti dello scovolino. E poi qui, non so se riuscite a notarlo, ma ha una parte praticamente completamente liscia che serve ad allungare le ciglia. Ora, ogni volta che utilizzo questo mascara, io ho le ciglia orribili. L'effetto è orribile perché mi raggruma, mi appiccica tutte le ciglia. Questo perché? Perché preleva tantissima quantità di prodotto e fa tantissimi grumi. La consistenza è molto liquida, quindi texture liquida, e ogni volta che lo utilizzo vado a sporcarmi. L'effetto per me è pessimo perché sinceramente non riesco ad usare questo prodotto e ogni volta l'effetto finale è quello di ciglia tutte appiccicate, tutte attaccate e piene di grumi, e mi sporco tantissimo qui nella parte superiore ma anche qua sotto, perché comunque tende a sgretolarsi e a cadere anche nell'arco delle ore. È davvero un prodotto pessimo che sinceramente non vi consiglio e mi sono assolutamente pentita di aver acquistato, quindi anche no. Passiamo adesso ai prodotti NI, quindi quei prodotti rimandati che sinceramente non mi hanno convinta al 100%. Partiamo subito da delle salviettine struccanti e vi mostro queste. Queste praticamente sono le salviette struccanti biologiche del marchio I Provenzali Bio, la linea Allargan, 100% puro cotone naturale, nuovo profumo 100% naturale, vi ripeto, linea Allargan, sono anche testate oftalmologicamente e sono delicate su viso e occhi, e c'è scritto anche che restituiscono tono alla pelle. Ora non mi ricordo sinceramente quante sono, ma credo una ventina, e le ho pagate in offerta, sì, sono 20 salviette, e le ho pagate in offerta intorno ai 3 euro, 2 euro, non ricordo esattamente. Quindi, perché queste salviette struccanti non mi hanno convinta al 100%? Perché per quanto riguarda lo struccaggio, l'effettivo potere struccante è abbastanza buono, non è ottimale, perché comunque non riescono a struccare il make-up, viso, occhi e labbra al 100% in modo totale e globale. Questo perché? Perché comunque sono delle salviettine abbastanza asciutte, poco imbevute di prodotto, e questo fa sì che il passaggio dello struccaggio sia abbastanza difficoltoso, abbastanza lungo e anche difficile, e di conseguenza si struccano ma non al 100%, non in profondità. E altro aspetto che sinceramente non mi ha fatta impazzire al 100% è la profumazione, perché personalmente è una cosa totalmente soggettiva, la profumazione di Argan, dell'Argan, non mi piace, non mi fa impazzire. C'è sicuramente di meglio, ad esempio le mie adorate salviette struccanti Sensure, che costano meno di queste, hanno comunque ingredienti accettabili ma struccano decisamente meglio. Queste purtroppo non mi hanno convinta. Poi
Altro prodotto ni, quindi altro prodotto rimandato che non mi ha convinta al 100% è purtroppo lui, ovvero il correttore Under Eye Concealer di Nabla nella colorazione 1.0 che ho comprato sul sito Farmacia Natura, se non erro per 8 euro, 8,50, 7,50 o giù di lì. Questa è appunto la confezione che, come vedete, è molto piccola perché all'interno, se non erro, vediamo se lo trovo, ci sono soltanto, sì, 4 ml di prodotto. Allora, il correttore come si presenta? Si presenta con questo scovolino, con questo applicatore così, a forma di applicatore simile lip gloss, e io ho comprato la colorazione più chiara, ovviamente 1.0. Ci sono 3 colorazioni, 1, 2 e 3.0. Ora, perché questo prodotto, questo correttore, l'Under Eye Concealer di Nabla non mi convince? Perché partiamo dal colore. Pur avendo acquistato il colore più chiaro, l'1.0, il colore è troppo scuro per la mia carnagione, perché ha un sottotono aranciato che è perfetto per coprire le occhiaie, però su di me si vede lo stacco, quindi che cosa devo fare? Devo applicarlo, farlo asciugare e dopodiché, proprio per non far vedere questo stacco, devo applicare un correttore più illuminante che vada ovviamente a bilanciare il colore aranciato di questo correttore. Ad esempio, io utilizzo l'anti-age, il correttore cancelletà di Maybelline, che mi piace tantissimo nella colorazione light. Quindi, ora, altro aspetto che sinceramente non mi convince, oltre, vi ripeto, al colore troppo aranciato, è sicuramente la coprenza, perché la coprenza di questo prodotto è medio-bassa, anzi direi bassa. Questo aspetto io lo sapevo già prima di acquistarlo, però vi dico, su di me l'ho voluto provare e vi dico che la coprenza è davvero bassa, bassissima, quasi inesistente, almeno su di me. E in ogni caso, che cosa faccio? Come mi hanno consigliato molte ragazze e molte di voi, vado a stenderlo e prima di sfumarlo con il pennello o con le dita lo faccio asciugare un attimino, e in questo modo, devo essere sincera, la coprenza è un attimino più alta, accettabile. Altra cosa poi che non mi convince è la texture del prodotto, perché secondo me è una texture, come dire, è cremosa, però è pastoso e secchino allo stesso tempo. Provatelo sulla vostra pelle, sul vostro contorno occhi, perché ovviamente da persona a persona la recensione, l'opinione cambia, quindi magari, che ne so, io non mi trovo benissimo, però voi potete trovarvi benissimo, dipende ovviamente da voi, dal vostro contorno occhi, dalle vostre esigenze. Ovviamente lo termino, ma di sicuro non lo riacquisto. Passiamo finalmente ai prodotti promossi. Allora, partiamo subito da un prodotto per la base, da un fondotinta, che tra l'altro indosso anche oggi, se vi interessa. E sto parlando di questo fondotinta del marchio Catrice. Questo è nello specifico l'All Matte Plus, colorazione 010 Light Beige, ovviamente. Questo è Shine Control Makeup Mattifying Long Lasting Oil Free. Quindi effetto matte, lunga durata e oil free. E sono esattamente 30 ml di prodotto. Questo ha un costo di circa 7-8 euro. Io, se non erro, l'ho pagato 7 euro, 6,90, 6,99. Ed è appunto questo. Si presenta con questa pompetta zozzissima che io trovo molto comoda, molto pratica, molto funzionale. Allora, parliamo sicuramente di un prodotto che non è bio, non è assolutamente verde, che ha sicuramente all'interno tante schifezze, tanti siliconi e quant'altro. Però vi dico, e come vi ho detto anche in altri video, io nell'ultimo periodo non riesco purtroppo a tollerare i fondotinta bio cremosi sulla mia pelle, perché mi danno tutta una serie di problemi, di brufoletti, di imperfezioni, di punti neri, soprattutto nella zona mento. Quindi sono passata a questo fondotinta che in realtà ho già dallo scorso anno, l'ho già utilizzato in passato e confermo la mia opinione. È un ottimo prodotto per le persone che come me hanno una pelle mista, una pelle grassa che tende a lucidarsi facilmente, soprattutto nella zona classica, nella zona T. Mi piace perché mattifica, quindi mi tiene opaco il viso per diverse ore,
non mi fa assolutamente lucidare, ha sicuramente una coprenza buona che non è una coprenza alta, però direi una coprenza media che per me va più che bene e ha anche un'ottima durata perché devo dire che dura praticamente tutta la giornata senza farmi lucidare. Quindi è sicuramente un prodotto che vi consiglio, cosa poi molto importante di base, basilare per me in questo periodo, non mi fa uscire imperfezioni e voi direte è strano perché parli di un prodotto siliconico, però ragazze sembrerà un paradosso, però io in questo periodo con questo prodotto che è siliconico, strapieno di siliconi, mi trovo perfettamente da Dio e ve lo straconsiglio se avete la pelle misto grassa, quindi prodotto ok. Poi, altro prodotto top promosso, scoperta, scopertona del periodo è questo gel fissante trasparente per sopracciglia del marchio Wet n Wild. Questo nello specifico è il Mega Clear, il mascara appunto trasparente, e sono esattamente, vediamo un attimino, 8.5 ml di prodotto e costa soltanto 3 euro, 2,99 euro. Io lo trovo da OVS, però so che si trova anche da Upim, in altri punti vendita e ovviamente online, ad esempio su Macchillaria rivendono questo brand, questo marchio. Mi piace tantissimo perché è economico, però allo stesso tempo molto efficace. Mi pettina molto bene le sopracciglia e me le fissa a lungo, praticamente per l'intera giornata. Le pettino, si fissano e non si schiodano da lì. Davvero un prodotto fantastico, ottimo il prezzo, ottima la qualità ed è anche facilmente reperibile. Quindi ve lo straconsiglio e questo ormai è diventato un must have. Una volta terminato, di sicuro andrò a riacquistarlo. Poi, visto che stiamo parlando del marchio Wet n Wild, vi mostro altri due prodotti promossi che mi stanno piacendo tantissimo e sto parlando dei rossetti. Io per il momento ho queste due colorazioni ed entrambe mi piacciono tantissimo e hanno un costo irrisorio, costano soltanto 3 euro, 2,99. Ci sono tantissimi colori disponibili e questa è la linea dei colori matte opachi, quindi privi di glitter, sbrilluccichini e quant'altro. Altro, colori completamente matte e opachi. Allora, il primo che vi mostro è questo color nude ed è esattamente il Berry Tall, che vi ho già swatchato, il colore più chiaro, ed è appunto questo nude marroncino che però all'interno ha anche una punta di corallo, di aranciato. Io lo trovo davvero bellissimo, naturale, molto versatile, un passepartout per diverse occasioni, per diversi make up, per diversi look. E l'altro invece che vi mostro è questo, ovvero Cinnamon Spice, che è appunto il colore più scuro ed è un colore bello vivo, bello intenso, un rosso borgogna. Davvero stupendo, io li adoro entrambi e mi piacciono tantissimo perché sono economici, facilmente reperibili, ci sono tantissime colorazioni disponibili. Questi nello specifico, come vedete, sono molto scriventi, molto pigmentati, si stendono molto facilmente sulle labbra, sono scorrevoli, sono abbastanza cremosi, quindi matte però non secchi, infatti sulle labbra non si seccano totalmente, ma rimangono sempre abbastanza lucidini, belli cremosi, belli idratanti. Hanno anche un'ottima durata che secondo me fa concorrenza ai rossetti matte di MAC, perché durano dalle 5 alle 7 ore, ovviamente se mangiate, se bevete, se fumate o quant'altro, il colore tende via via a svanire, però lo fa in modo omogeneo, quindi ve li straconsiglio e sicuramente in futuro acquisterò anche altre colorazioni. Poi, sempre parlando di labbra, voglio promuovervi questa pastello labbra di Neve Cosmetics, questa matita per labbra, questa lip color, e questa è una delle ultime acquistate, Orchidea Cerise. Queste pastello labbra di Neve Cosmetics hanno un ottimo inci, costano davvero poco, meno di 5 euro, 4,80 e hanno secondo me un ottimo rapporto qualità prezzo. Questa colorazione è appunto Orchidea Cerise, che adesso vi mostro swatchata, ed è appunto questo colore, un vero e proprio color orchidea, color primavera secondo me. Infatti la sto utilizzando e sfruttando tantissimo in questo periodo di primavera, ma sicuramente la utilizzerò anche in estate, perché dà proprio quel colore rosato, color orchidea, sano e vivace sulle labbra, che secondo me è sfruttabilissimo in qualsiasi occasione,
con diversi look, con diversi make up. Queste pastello sono davvero ottime e vi ho fatto anche un video recensione specifico per quanto riguarda le mie pastello labbra di Neve Cosmetics. Recensione più applicazione ve lo lascio qui, così se volete qualche informazione in più potete riferirvi direttamente a quel video. Mi piace molto questa pastello non solo per il colore ma anche per la qualità, perché è molto cremosa, idratante, non secca le labbra e ha, oltre che un ottimo inci, anche un'ottima durata, quindi assolutamente promossa e strautilizzata nell'ultimo periodo. Ultimo prodotto promosso, ma non per importanza assolutamente, è lei, la mia adorata chocolate bar di Too Faced. Si tratta appunto di una palette di ombretti dei colori nude naturali, però c'è anche qualche colore un attimino più acceso, più vivace. La conoscete tutte, si presenta così sotto forma di barretta di cioccolato. Questa sicuramente è un prodotto high cost, quindi costa davvero tanto, costa all'incirca 45 euro, qualcosa del genere. Questa mi è stata regalata per Natale e da quel momento la sto utilizzando tantissimo. Questi sono i colori presenti all'interno, quindi vedete colori naturali, però anche colori un attimino più vivaci, più importanti. Vedete, c'è un violetto, c'è un borgogna, insomma diversi colori. Questa palette mi piace tanto perché, voi lo sapete, io amo i colori nude, i colori naturali, i colori insomma portabili tutti i giorni, e questa è piena di colori simili, sia colori matte sia colori shimmer. In più sono dei colori belli scriventi, belli pigmentati e anche abbastanza duraturi sulla palpebra. Io tutti gli ombretti, comunque vi dico, li utilizzo con un primer, con il Painterly di MAC al di sotto, ma in ogni caso hanno davvero un'ottima durata. L'unica pecca, se proprio devo trovare una pecca di questa palette, è che i colori sono leggermente farinosi, polverosi, però io solitamente prelevo con il pennello il prodotto, lo sbatto un attimino e dopodiché vado direttamente ad applicarlo sulla palpebra e in questo modo si risolve il problema. Mi piacciono molto anche perché la consistenza è molto, come dire, quasi cremosa, e si stendono e si sfumano davvero molto molto facilmente. Ok ragazze, io ho terminato, sono praticamente senza voce. Questi erano tutti i miei prodotti promossi e bocciati / rimandati dell'ultimo periodo. Spero ovviamente che questo video vi sia stato utile anche per avere qualche nozione, qualche informazione in più su questi prodotti nello specifico. Fatemi sapere se li conoscete, se li utilizzate, come vi trovate. Aspetto tutti i vostri commenti qua sotto, un bacio grandissimo e alla prossima, ciao!